Ciao a tutti, io sono Mike, benvenuti nel mio canale YouTube. Adesso corriamo tutti nella mia aula, dove inizierò a spiegarvi l'argomento di oggi. L'argomento di oggi è l'apparato circolatorio. L'apparato circolatorio è l'insieme dei vasi e degli organi che permettono la circolazione del sangue nell'organismo, in modo da rifornire le cellule di ossigeno e nutrienti e permettere l'eliminazione dell'anidride carbonica. Quali sono gli elementi che costituiscono l'apparato circolatorio? L'organo motore centrale di questo apparato è il cuore, che spinge il sangue nei polmoni per farlo ossigenare e poi verso i vari organi e tessuti del corpo per donare l'ossigeno. È formato inoltre da una rete vascolare che distribuisce il sangue nelle varie parti del corpo ed è costituita da arterie, vene e capillari. Tranne qualche eccezione, in genere, le arterie hanno la funzione di trasportare il sangue ricco di ossigeno lontano dal cuore, mentre le vene lo portano verso il cuore. Allontanandosi dal cuore, i vasi sanguigni si ramificano, si riducono di diametro. Le arterie diventano arteriole e poi capillari, che portano le sostanze nutritive fin dentro i tessuti, riunendosi così in una fitta rete, formando le venule che a loro volta confluiscono nelle vene. Come è formato l'apparato circolatorio? Il sistema circolatorio è un sistema chiuso, in quanto il sangue non lascia mai gli organi e i vasi sanguigni che costituiscono questo apparato. È un sistema a doppia circolazione. Sono due circuiti distinti che arrivano tutti e due al cuore e sono: uno, la grande circolazione. 2, la piccola circolazione. La grande circolazione, detta anche circolazione sistemica, ha la funzione di spingere il sangue ricco di ossigeno nell'aorta e da qui in tutte le arterie del corpo che lo trasporteranno ai diversi tessuti e apparati. La piccola circolazione, detta anche circolazione polmonare. Il sangue viene pompato tramite l'arteria polmonare nei polmoni, dove negli alveoli, circondati da una ricca rete di capillari, cede l'anidride carbonica e si arricchisce di ossigeno. Ritorna poi nell'atrio sinistro, attraverso le vene polmonari, dove ricomincerà poi il ciclo. Nei prossimi video vedremo meglio nel dettaglio come funzionano questi due tipi di circolazioni. A che cosa serve l'apparato circolatorio? La funzione principale è quella di permettere la circolazione del sangue e quindi funzione nutritiva, rifornisce di ossigeno e nutrienti come proteine, zuccheri, grassi, vitamine, tutti i tessuti, gli organi e le cellule dell'organismo. Funzione depurativa, elimina l'anidride carbonica e le sostanze di scarto, portandole agli organi rispettivi, reni e intestino grasso. L'apparato circolatorio svolge altre funzioni accessorie, ma non meno importanti. Il sangue agisce come mezzo di trasporto degli ormoni, delle componenti del sistema immunitario e degli elementi della coagulazione quando sono necessari. La termoregolazione, che consiste nel mantenere la nostra temperatura interna sui 37 gradi circa.
Se vi è piaciuto il video, vi chiedo gentilmente di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati.